Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che Gesù aveva un fratello gemello chiamato Gigiù, che era meno alto, meno bello e soprattutto meno fortunato di lui. La sventura di Gesù cominciò dalla nascita. Maria, è nato il Redentore! Gesù, Giuseppe e io! Lo chiameremo Gesù! Aspetta, Giuseppe! Aspetta! Ce n'è un altro! E questo che diavolo è? Ma di Redentore ce n'è uno! Teniamolo! Ma trattiamolo male! Giusto! In fondo è sempre nostro figlio! Smettila di frignare, poppante! Da quel momento la vita di Gesù si trasformò in un vero calvario. Gesù, ecco per te le lasagne che ti piacciono tanto. Grazie, madre dolcissima. A te niente, Gesù! Se vuoi puoi mangiare gli avanzi della cena di Bobby! La cena di Bobby! E fu così che Gesù crebbe con un forte complesso di inferiorità nei confronti di Gesù. E tale complesso influì notevolmente sulle sue capacità miracolose. Allora, Gesù, cosa hai fatto oggi? Ho moltiplicato i pani e i pesci per dei poveri contadini. Oh, Gesù, Giuseppe e io! Bravo, figliolo! E tu, Gesù, cosa hai fatto? Ho moltiplicato le pietre! Guarda! Ancora con queste pietre, cretino! La cantina ne è piena! Cosa ci dobbiamo fare, eh? Dimmelo! Realizzato! Vuoi sommergerci di pietre? Che colpo c'hai? Quello mi è venuto! Nonostante questo, Gesù non si dava per vinto e continuava a cercare di fare del bene attraverso i miracoli. Gesù! Lazzaro è morto! Lazzaro, alzati e candicchia! Ma come candicchia? No. Cammina! Grazie, Gesù! Hai resuscitato mio figlio! Però adesso basta, Lazzaro. Che hai combinato, Gesù? Ci hai rovinato. Era meglio prima. Ma lo sa che ore sono? Ma lo sa che ore sono? Rimpiango che non è morto. Ho provato così, è uscita male. Inoltre furono scarsi i risultati di Gesù anche nel ruolo di guida spirituale. Signor Gesù, ci indichi la strada per la redenzione. Sempre dritto, poi al secondo incrocio a destra. Ma lì non c'è il... Zitto, hai sentito cosa ha detto Gesù? Dobbiamo seguire i suoi insegnamenti ad occhi chiusi. In quell'occasione, Gesù provocò la morte di un intero villaggio che finì sfracellato in massa nel noto strapiombo della morte. Tuttavia, alla fine, la sorte di Gesù ottenne una rivincita. Infatti, come sapete, Gesù morì a 33 anni in seguito a vicende che non stiamo qui a raccontare. Meglio, ecco. Mentre Gesù visse per altri 300.000 anni, si reinventò uomo di marketing e, sfruttando il nome del fratello, diede vita a un business che oggi conosciamo col nome di Chiesa Cattolica. E che business, ragazzi! È la più grande SPA del mondo. Ricordiamo che la scenetta è andata in onda censurata. Pensa se la mandavamo integrale. Io, per tutti quelli che stavano ascoltando, non ho riso neanche una volta. Lo zoo si ferma per qualche minuto, ma al posto di cambiare radio, partecipa al nostro nuovo concorso Indovina quale sarà la formazione dello zoo domani. Puoi scegliere fra Mazzoli, Leone, Cibba, Ala, Ivo Abido, Herbert Ballerina, Pippo Palmieri e DJ Spine.
Se indovini la formazione esatta, vinci una maglietta dello Zoo di 105. Forza! 342-4115-105. Io gioco 100 euro sul sospensione. Io gioco over, ragazzi.